altro che scossone. Il Masters di Istanbul, oltre a cambiare le gerarchie in classifica, rischia di segnare una svolta epocale. Con la vittoria dei Championships, Petra Kvitova sale ancora al secondo posto a soli 115 punti da Caroline Wozniacki. La successione al trono sembra sempre più vicina. Al terzo posto sale Victoria Azarenka, sconfitta nella finale di Istanbul, mentre esce dal podio Maria Sharapova, che perde due posizioni. Stabile al numero 5 Lina, mentre in sesta posizione sorpasso di Stosur su Zvonareva. Dall'ottava alla decima piazza non cambia nulla, con Radvanska che precede Bartoli e Petkovic. Fuori dalla top 10, sempre numero 11, la nostra Francesca Schiavone, prima delle azzurre. Stabili anche Flavia Pennetta, numero 20, e Roberta Vinci, numero 22, oltre che Sara Errani, al numero 45. Guadagnano invece due posizioni Alberta Brianti, numero 71, e tre posti Romina Oprandi, numero 82, sesta italiana nel top 100. Tutto fermo o quasi nella classifica ATP. Da registrare soltanto in ottava posizione il sorpasso di Jo-Wilfried Tsonga, vincitore a Vienna, su Mardy Fish. Per quanto riguarda gli azzurri, stabile al numero 44 Fabio Fognini. Alle sue spalle più due per Andreas Seppi, piccolo passo indietro per Potito Starace, numero 54, e più uno per Filippo Volandri, numero 70. Per il tennis italiano le notizie più belle arrivano però dai due best ranking firmati Flavio Cipolla, più 2 e numero 80, e Alessandro Giannessi, più 3 per il 21enne spezzino, ora numero 140 del mondo, con un futuro tutto da aggredire.